Sparta e Atene, vedremo nel secondo capitolo, si scontrano nella guerra del Peloponneso, che a fasi alterne diventa una guerra totale dell'Ellade, colonie comprese. Le ingerenze ateniesi negli scontri tra Corcira, odierna Corfù, e Corinto e l'embargo commerciale di Atene a carico di Megara sono due degli episodi che rivelano con chiarezza l'espansionismo ateniese. Le principali città del Peloponneso chiedono a Sparta una reazione e la città, sebbene riluttante all'ipotesi di sostenere un pesante conflitto, delibera per la guerra contro Atene. 431 a.C. L'esercito spartano invade l'Attica. Inizia quella che Tucidide chiama guerra archidamica, dal nome del re spartano Archidamo. Gli spartani, consapevoli della loro inferiorità navale, cercano uno scontro sulla terraferma. Scelgono di saccheggiare gli insediamenti vicini ad Atene nell'intento di provocare una battaglia campale. Atene adotta una strategia di resistenza. Pericle, che è a capo della città, ordina di trincerarsi dentro le lunghe mura fortificate del porto del Pireo. Intanto, le navi ateniesi, con lo stesso intento, costeggiano il Peloponneso, saccheggiando e ostacolando i commerci. 430 a.C. Ad Atene scoppia una terribile epidemia di peste. Tra le migliaia di ateniesi che perdono la vita c'è anche Pericle, la cui scomparsa lascia un vuoto di potere proprio all'inizio della guerra. Tra fasi alterne, il conflitto continua. Il generale spartano Brasida vince in Tracia, ma gli ateniesi, a Sfacteria, danno un pesante colpo al prestigio militare spartano, catturando vivi più di 100 spartiati. Dopo Pericle, muore anche il grande re di Sparta, Archidamo. 421 a.C. Si giunge a un accordo, la pace di Nicea, dal nome del comandante ateniese che ne tratta le condizioni. Nel complesso, la pace ristabilisce la situazione antecedente alla guerra. Una pace fragile, piuttosto una tregua, che a molti non piace perché di fatto sancisce l'egemonia ateniese. Entriamo nel terzo e ultimo capitolo della nostra storia. Ad Atene entra in gioco un personaggio carismatico, Pericle, abbiamo visto, è morto di peste, ed è Alcibiade, il nipote di Pericle. Sarà lui a proporre la spedizione in Sicilia, la cui disfatta si rivela un punto di non ritorno per le sorti del conflitto. 420 a.C. Atene ha un nuovo stratego, Alcibiade, nipote di Pericle. Un uomo carismatico, campione nelle Olimpiadi, maestro dell'oratoria, amato dagli uomini e dalle donne ateniesi. Ricco e con importanti contatti internazionali, sarà lui a riaprire le ostilità. 418 a.C. Alcibiade si allea con Argo, antica rivale di Sparta nel Peloponneso, ma viene sconfitto in uno scontro in campo aperto a Mantinea. 415 a.C. Alcibiade convince gli ateniesi a finanziare una campagna militare in Sicilia, inserendosi nei contrasti tra Segesta e Siracusa. Dal Pireo parte una grande spedizione militare contro Siracusa, capitanata da 3 comandanti, tra cui Alcibiade e Nicia. Alcibiade, però, viene presto richiamato in patria con l'accusa di aver partecipato alla mutilazione delle statuette di Hermes, un episodio di empietà avvenuto in città prima della partenza. Alcibiade evita il processo e si rifugia proprio a Sparta, dove ha amicizie importanti. Da lì inizia a giocare una strana partita nello scacchiere delle alleanze. Istiga gli spartani a inviare un contingente in soccorso ai siracusani, rivelando il piano ateniese. 413 a.C. La flotta ateniese viene distrutta nel porto di Siracusa. Gli ateniesi vengono inseguiti e annientati durante la ritirata. I prigionieri saranno gettati a morire nelle cave di pietra siciliane, le Latomie. Sempre su consiglio di Alcibiade, gli spartani spingono alla rivolta le isole dell'Egeo alleate di Atene, si alleano con i persiani e occupano la fortezza di Decelea, in Attica. Inizia la parte finale della guerra del Peloponneso, la fase deceleica. 411 a.C. Ad Atene, un colpo di stato oligarchico impone il governo filospartano dei 400. Il modello democratico subisce un duro colpo. Nel frattempo, Alcibiade, che per motivi mai chiariti è stato allontanato da Sparta, partecipa alla rivolta contro i 400, vince sugli spartani e viene riaccolto ad Atene da trionfatore.
Riparte poi per nuove campagne che conclude senza successo, uscendo del tutto dalla vita politica ateniese. 405 a.C. L'ultima flotta ateniese viene distrutta dallo spartano Lisandro a Aegos Potami, sui Dardanelli. Atene, ormai priva di difese, dopo un lungo assedio, si arrende a Lisandro. Tra le dure condizioni imposte dai vincitori c'è l'abbattimento delle lunghe mura. Un nuovo colpo di stato oligarchico, appoggiato da Sparta, instaura il regime autoritario dei 30 tiranni. Sparta ha vinto. Dopo 27 anni di guerra totale, il mondo delle poleis non recupererà più lo splendore del suo secolo d'oro.